12 febbraio 2022. Barone Vassallo, buonasera a tutti. Stavo leggendo la pagina di un famoso giornale online, il quale racconta un po' cosa avverrà dopo il 31 marzo. Il 31 marzo, che è quella data fatidica cui questi signori hanno praticamente messo, cioè, parliamoci chiaro, hanno dichiarato ai poveri illusi che tutto finirà. Ma andiamo a leggerlo bene, che cosa dicono alcuni giornaletti. Stato di emergenza e sacro pass, cosa cambierà dopo il 31 marzo? Ecco dove la sacra carta continuerà ad essere necessaria. Roma, che fine farà il sacro pass dopo il 31 marzo, quando scade lo stato di emergenza? Naturalmente messo tra parentesi, difficile dirlo. Beh, mi sembra giusto, no? Anche se non sembra facile far coincidere in una stessa data anche la fine del sacro pass insieme allo stato dell'emergenza. È infatti probabile che con il super pass, che non ha scadenza per chi ha fatto la ultima dose, resterà in vigore almeno sino a giugno, anche se potrebbe essere non più necessario per alcune attività, ad esempio banche, poste, negozi. D'altra parte, l'obbligo del sacro rimedio per gli over 50 scade il 15 giugno. E non si esclude la proroga. Attenzione, lo dicono loro stessi. Scade il 15 giugno, ma non si esclude la proroga, che potrebbe allungarlo fino all'autunno, in modo da prepararsi ad eventuali nuove ondate. Cosa succede? Succede che con la stagione calda, da quest'altro mese, diciamo che comincia la primavera, l'influenza finisce, come è sempre stato dalla notte dei tempi. Finisce l'influenza, quindi serve un ponte che ci porti fino a ottobre-novembre, quando ricomincerà l'influenza stagionale 2022-23. Allora loro che fanno? Che scherzi? Qui bisogna trovare un ponte. Bisogna trovare un ponte che ci porti, ci traghetti verso la nuova emergenza. Emergenza poi. Quello che un tempo era un raffreddore, un'influenza, che ti passava dopo due giorni a letto con le cioccolate calde, con latte e miele, con tè e limone, adesso è diventato il male terribile del secolo. Il male terribile del secolo che porta tanti soldi a tanti. A conferma che non tutto finisce il 31 marzo e la fine dello stato di emergenza, c'è anche la decisione della Commissione europea, che di recente ha approvato la proposta di estendere di un anno il sacro certificato del sacro raffreddore digitale, che quindi resterà in vigore sino a giugno del prossimo anno. D'accordo? Allora, ve lo ripeto. C'è anche la decisione della Commissione europea, che di recente ha approvato la proposta di estendere di un anno il certificato del sacro raffreddore digitale, che quindi resterà in vigore sino quasi a giugno del prossimo anno, se non di più. Anche se non ci sarà una quarta, è comunque sempre più probabile che ci sarà un nuovo sacro rimedio da fare, così come accade ogni anno per l'influenza. È tutto scritto qui, non mi invento nulla. I sacri feticci che tanto piacciono a questi italiani. Avete visto oggi quale moto di ribellione ha avuto questo
meraviglioso popolo, questo popolo che veramente paragonarlo a Calcutta e fare un complimento. Questo meraviglioso popolo che oggi doveva levarsi ogni sacro feticcio, invece continua, non cede, non molla. Non molleranno mai di levarsi il sacro feticcio. Sacro feticcio. La scelta di togliere il sacro feticcio all'aperto e la fine dello stato di emergenza non deve trarre in inganno. Anche se ci sarà un alleggerimento nelle restrizioni, è possibile che molti locali al chiuso o particolarmente affollati venga ritenuto ancora indispensabile. Piccola parentesi. Ricordate 10 anni fa, 2012, quando vedevamo le immagini della Cina e noi ci chiedevamo, pensavamo tra di noi, poverini questi qui, tutto il giorno con sta sacro feticcio attaccato alla bocca perché hanno l'inquinamento, hanno le malattie, noi non ci arriveremo mai, noi abbiamo o sole o mare, abbiamo gli alberi, abbiamo la natura, abbiamo anche le città più affollate. Adesso siamo a Roma, qui è Viale Marconi di Roma, pieno di alberi, pieno di pini, pieno di aria, di respiro. Comunque sì, anche se ci sono i palazzi, ma c'è verde qui davanti a me, o il biondo Tevere. Ecco, noi pensavamo che non ci saremmo mai arrivati. Ecco. Alcune fasce della popolazione, come ha detto oggi a Sky la dottoressa Viola, potrebbero comunque essere spinte a una nuova... E per farlo l'arma del Sacro Pass resta sempre quella più efficiente per condividere, per convincere i dubbiosi. Detto questo, voglio riportarvi una lettera che ho letto oggi su di un social di una donna che mi ha particolarmente toccato, mi ha molto toccato veramente. Perché soltanto pochi anni fa noi italiani, noi che obiettivamente viviamo in una delle terre più belle del mondo, non avremmo mai immaginato neanche soltanto di pensare. Oggi invece è realtà. Vi leggo la lettera di questa donna e poi dopo chiudo qui. Alla fine dovrò lasciare questo paese perché non mi appartiene più. Anche se le restrizioni si allentassero, non posso comunque dimenticare ciò che ho visto in questi 2 anni. Diritti calpestati, istituzioni aguzzine, cittadini abbandonati e lasciati morire, giovani distrutti psicologicamente, a cui è stato negato di fare sport, di prendere un bus, di andare a scuola, e tutto questo nell'indifferenza e nell'inconsapevolezza dei più. Ditemi come posso continuare a fidarmi dello Stato, della giustizia, della sanità. Il paese chiamato Italia è diventato un contenitore vuoto dove mancano i presupposti fondanti di una democrazia. Etica e giustizia sociale ormai sono sconosciute. Perché oggi è il sacro raffreddore, ma domani cosa sarà? Possono arrivare a farci di tutto, purtroppo lo abbiamo visto. Non riesco quindi a girarmi dall'altra parte facendo finta di niente, a convivere con persone che hanno accettato supinamente queste violenze e in alcuni casi le hanno condivise, acclamate, invocate. Ho troppo rispetto per me stessa e per la mia famiglia. Sono stata cresciuta con principi opposti e sentirsi stranieri nella propria terra è indice che è arrivato il momento
di dire basta. Non aggiungo altro. A domani. Ciao a tutti.